Siamo molto lieti di ospitare oggi, in quella che è la casa dell'enciclopedia, un'importante opera di carattere enciclopedico curata da Alberto Melloni, che è membro del Consiglio Scientifico dell'Istituto e collaboratore e direttore di diverse nostre opere. Il Dizionario del Sapere Storico-Religioso del Novecento, pubblicato dal Mulino, risponde all'esigenza di un bilancio dei percorsi e degli sviluppi che hanno caratterizzato gli studi di scienze storico-religiose, i Religious Studies, nel corso del XX secolo. Un bilancio reso, a mio avviso, necessario dalla sempre crescente specializzazione, che di per sé elemento irrinunciabile dell'indagine scientifica, rischia però di far perdere di vista il raccordo delle singole discipline tra di loro e con il contesto culturale con il quale si trovano inevitabilmente e spesso proficuamente a interagire. Questo avviene soprattutto oggi, in un momento in cui, come ben scrive a mio avviso Alberto Melloni nell'introduzione, è necessario chiedersi se davvero la grande svolta costituita dalla coabitazione multireligiosa globale verrà affrontata senza linguaggi comuni, linguaggi trasmissibili al di fuori dell'esperienza individuale. I due volumi raccolgono 107 saggi di studiosi provenienti da molti paesi che prendono in esame tutte le maggiori esperienze spirituali, ebraismo, cristianesimo, islam, religioni e culture dell'Oriente, per esplorarne le dottrine, le vicende storiche, i testi sacri, le tradizioni, il culto, le norme, i principali problemi ermeneutici e pratici. Filologia e critica testuale dei testi sacri, di diverse tradizioni, libertà religiosa, psicologia della religione, teologia delle religioni e del dialogo interreligioso sono solo alcune delle discipline affrontate nei saggi, accanto alle trattazioni dedicate alle singole religioni, confessioni, chiese, sistemazioni teologiche. Di ciascuno di questi ambiti disciplinari, con un grandissimo rigore enciclopedico, vengono esaminati i metodi, le fonti, le problematiche, gli strumenti, i principali studiosi, anche attraverso un'ampia bibliografia specifica. Nell'opera vengono fornite alcune linee guida, chiavi interpretative, che consentono di elaborare un'ipotesi di lettura unitaria, sia dei contenuti dei diversi saggi, sia sul punto diacronico degli sviluppi storici delle varie discipline che su quello sincronico dei paradigmi condivisi dalle stesse. Sul piano diacronico viene proposta un'ipotesi di periodizzazione comune ai diversi ambiti di ricerca, ipotesi che individua quattro momenti chiave della loro evoluzione, scanditi dai paradigmi della cristianistica: il primo quello del modernismo, poi quello degli anni fra le due guerre mondiali, poi quello degli anni 60 e 70 e infine l'epoca della globalizzazione interreligiosa, nella quale alla pulsione riformatrice del trentennio postbellico si sostituisce via via un approccio postmoderno e decostruzionista, per cui all'imporsi del pluralismo religioso fa riscontro nell'ambito della ricerca storico-religiosa la tendenza a trattazioni globali, allo studio delle culture locali, alla ricerca di elementi trasversali alle diverse esperienze, all'analisi dell'interscambio fra le diverse fedi. Sul piano sincronico, alcuni paradigmi comuni alle diverse discipline sono individuati nello studio critico e filologico del testo, nelle ermeneutiche duali, quelle che hanno consentito di far emergere dottrine, culti, discipline minoritarie a fronte di quelle dominanti, nel paradigma dello sviluppo, inteso ora come emancipazione, ora come degenerazione dall'originale, e nel paradigma delle forme. Coerentemente con un impianto enciclopedico, ripeto, molto rigoroso, come fa davvero piacere vedere in Alberto un allievo Treccani, l'opera è caratterizzata anche da un programma e da una presa di posizione che intendono essere una risposta non soltanto alla frammentazione specialistica, ma anche, a mio avviso, alle nuove forme della produzione e della diffusione della conoscenza e in particolare a quelli che vengono definiti i vertiginosi processi di digitalizzazione della stessa. Nell'attuale rivoluzionato contesto culturale, compito dell'approfondimento specialistico e insieme della sintesi enciclopedica sarà e dovrà essere quello di distinguere con autorevolezza fra oggetti decisivi e marginali, fra conoscenze essenziali e rilevanti, fra mappature dei vicoli ciechi e sguardi capaci di cogliere scenari nuovi, come scrive ancora Alberto Melloni nell'introduzione dell'opera. Questo Dizionario del Sapere Storico-Religioso del Novecento si presenta dunque non soltanto come uno strumento irrinunciabile per studenti e studiosi di scienze religiose, ma anche come prezioso momento
di raccordo e confronto fra le singole discipline, come acquisizione di grande rilevanza nell'attuale contesto culturale, come punto di partenza da una parte per un bilancio delle conoscenze specialistiche, dall'altra per l'elaborazione di un terreno di comunicazione condiviso, premessa indispensabile per la coabitazione e la reciproca comprensione nella società multiculturale. Sono questi solo alcuni dei motivi per cui è con vivo interesse che presentiamo oggi nella sede dell'Enciclopedia quest'opera curata da Alberto Melloni. Grazie.